Buongiorno e buona domenica a tutti. In questa domenica del tempo ordinario, la tredicesima, siamo invitati a riflettere su il grande tema della vita, del senso profondo a cui Dio ci invita a riflettere per coglierne il senso più pieno. Ecco che i brani di Sapienza, Paolo a Corinzi e il grande brano che ascolteremo del Vangelo di Marco ci pongono di fronte scene e riflessioni differenti, tutte comunque volte a leggere quale grande e importante ruolo ha la fede per noi, questo affidarsi a Dio che è misericordioso e sempre cerca il nostro bene e ci invita a entrare in una vita che non è semplicemente quella umana, ma a entrare nella vita con Lui, ad avere fede e affidarci a Lui per cogliere il senso pieno di questa esistenza. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla, ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di nome Gairo, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta morendo, vieni a imporle le mani, perché sia salvata e viva». Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Ora, una donna, che aveva perdite di sangue da 12 anni e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi, piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata». E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: «Chi ha toccato le mie vesti?» I discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla che ti si stringe intorno a te e dici: chi mi ha toccato?» Egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli gli disse: «Figlia, la tua fede ti ha salvata. Va in pace e sii guarita dal tuo male». Stava ancora parlando quando, dalla casa del capo della sinagoga, vennero a dire: «Tua figlia è morta, perché disturbi ancora il maestro?» Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede». E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga, ed egli vide trambusto e gente che urlava e piangeva forte. Entrato, disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui, ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse: «Talita cum», che significa: «Fanciulla, io ti dico, alzati». E subito la fanciulla si alzò e camminava. Aveva infatti 12 anni. Essi furono presi da grande stupore e raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da mangiare. Il brano evangelico che abbiamo appena ascoltato è molto famoso e tra i più commentati del Vangelo di Marco. Sicuramente uno dei brani in cui più di altri emerge lo stile, la cura che ha Marco per guidare noi in questo cammino che nella prima parte del Vangelo vuole arrivare a farci scoprire in quale Dio noi crediamo e qual è il vero volto di Dio.
ecco che affronta il grande tema della vita e della morte, del potere che ha Dio e di come Lui ci chiami alla vera vita. Un Lui ci chiami che vediamo alla fine di questo brano come io, l'invito di quell'io, di quel Gesù, ad alzarsi alla figlia di Gairo. Un io che non è casuale e che ci richiama l'attenzione che dobbiamo avere di fronte a questo grande mistero. Un io che è un invito che dobbiamo fare nostro, a confidare solo in Lui, perché Lui è il Maestro, Lui è il Figlio, Lui è il volto del Padre. Un Vangelo che è un'unione di due scene, che sembrano molto distanti da loro. Da una parte un padre angosciato per le sorti della propria figlia giovane, una dodicenne, potremmo dire, e dall'altra parte una donna sfinita da una situazione che l'affligge e che l'ha portata alla rovina, che le ha tolto letteralmente la vita, l'ha isolata, l'ha resa impura, l'ha emarginata dalla società e l'ha privata di tutti i suoi beni. Ecco che queste due scene sono mirabilmente unite in un unico racconto dall'Evangelista, perché per quanto distanti, entrambe ci invitano a riporre un'attenzione su quello che deve essere il nostro avere fiducia in Dio, sulla nostra fede nel senso pieno della vita. Una vita che non può essere semplicemente legata alla nostra presenza terrena, potremmo dire. Questo trascorrere il tempo cercando di vivere al meglio o cercando di evitare i problemi. Una vita che ci mette di fronte alle difficoltà, che ci mette di fronte anche delle situazioni che spesso non comprendiamo, che facciamo fatica anche noi stessi ad accogliere, in cui ci sentiamo sopraffatti, in cui il dolore, la distanza, la malattia ci portano lontani, ci portano a isolare, a non sentire Dio più presente nella nostra vita, ci portano a sentire lontani dai fratelli, ci portano a perdere quello che potremmo dire la speranza, cioè questa certezza che Dio cammina con noi. Ecco che questo padre, con cui si apre l'appello di questo padre, con cui si apre il Vangelo e con cui si chiuderà nella scena finale il grande gesto di Gesù, è un po' l'appello di tanti di noi che di fronte a tante situazioni di orrore e di fatica chiediamo a Dio di intervenire, di fare qualcosa, di risolvere quelle situazioni che ci angosciano. Ma è bello come l'Evangelista, accanto a questo brano, a questo episodio, ecco che incastoni l'emoroissa, il brano, questa scena di questa donna che si sente perduta, ma che si affida a Dio. Sa che Gesù è quel Dio rappresentante di quel Dio potente che può tutto. Sa che Lui può risolvere la sua situazione, ha fede in Lui, non solo come il guaritore, perché questo probabilmente non è sufficiente a determinare la guarigione della sua malattia. Ha fede in Lui come colui che può risolvere la sua situazione esistenziale, potremmo dire. Quel brano centrale, quel dipinto, quel passaggio forte che fa l'Evangelista, con quel Gesù che si ferma in mezzo alla folla e chiede chi abbia toccato il lembo del suo mantello, la cosa più lontana dal suo corpo, quell'estrema periferia, come dire, basta poco perché io sia guarita, ecco che genera quasi scandalo negli evangelisti, negli discepoli che lo stanno accompagnando. Uno scandalo perché la folla che è intorno a lui rende confusa la scena, rende quasi difficile interpretare questo contatto e chiedono ma che senso ha interrogarsi di questa situazione. Un Gesù che sembra sottolineare come quella situazione che si è creata non sia importante per la purità o l'impurità della donna. Sappiamo che l'emorroissa che si avvicina a un altro lo contamina, lo rende impuro.
E sembra che Gesù voglia far presente e rende palese questa situazione, perché non accetti che questa persona che è isolata, creduta impura, creduta lontana dalla dignità della vita, possa essere qualcosa che è una situazione marginale di quello che sta compiendo. Non vuole mettere al centro della sua predicazione la sua capacità di risolvere e di guarire questa malata. Vuole manifestare come la purità e l'impurità non sono la cosa importante. E non è un caso che l'Evangelista chiuda la scena proprio sottolineando come sia la fede a risolvere questa fatica, la fede di questa donna che ha fiducia in lui, ha fede in lui e che si salva per la propria fede, non semplicemente per un gesto taumaturgico con cui lui risolve il suo problema. Ed è emozionante vedere come prosegue questo confronto con l'umanità. L'umanità che di fronte al dolore innocente della figlia di Gairo sembra arrendersi. È inutile che ti presenti, tanto è già morta. Quasi deride Gesù nel suo volere intervenire ugualmente, nel suo far vedere come fosse questa morte una morte solo apparente, una morte del corpo, una morte da cui viene risvegliata questa bambina per la potenza di Dio. È la fede dei genitori, è la fede di chi è accanto a questa bambina, a questa fanciulla, che fa sì che Gesù la richiami alla vita. E di fronte a questa situazione ci dobbiamo interrogare, perché spesso noi confondiamo questa vita, la vita che viviamo tutti i giorni, la vita della nostra umanità, come l'unica vita, la vita che sembra segnare la nostra esistenza. Ed è quello che viene richiamato anche nel brano di Sapienza con cui viene aperto questa domenica, questa grande interrogativa che già il popolo di Israele vedeva come la grande domanda a cui porre una risposta. Questa vita che, per quello che noi conosciamo, per quello che noi possiamo intendere, è l'unica che ci è data, ma che si rende confusa nel momento in cui termina o è messa in difficoltà. Gesù ci vuole aprire a qualcosa di diverso. Gesù ci vuole iniziare a svelare quel grande mistero per cui non è ancora arrivato la sua ora, che avrà bisogno della croce per essere manifestato in tutta la sua chiarezza. Una rivelazione che non può passare se non dall'umanità di Gesù. Ed è interessante come nel secondo brano che abbiamo ascoltato, quello di San Paolo ai Corinzi, è Paolo stesso che ricorda come quel Gesù che era accanto al Padre si è fatto uomo. Si è fatto uomo per tracciare un nuovo solco nella nostra vita, per dare una direzione nuova a quello che noi viviamo, a dare un senso nuovo a questa esistenza. Quell'esistenza segnata dalla fatica, dalla malattia e dalla morte, che sembra perduta perché col peccato che è entrato nel mondo è segnata da un'esistenza finita, da un'esistenza fatta di fatiche, da un'esistenza segnata dalla sofferenza, da qualcosa che spesso noi stessi non riusciamo a comprendere. Questo Gesù che si incarna, questo Dio che si fa uomo per salvarci nella nostra umanità, per tracciare un nuovo solco con cui leggere e poter sperare, poter vedere e leggere con vita la vita nuova che ci è offerta, quella vita col Padre, quella vita fatta nella gioia, fatta segnata dall'amore, segnata da una capacità di leggere in maniera differente la nostra quotidianità. Un Gesù che interviene per mostrare come per poter accedere a questa esistenza è necessaria la fede. Senza la fede lui non potrebbe risolvere e guarire l'emorroissa. Senza la fede lui non potrebbe dire a questa giovinetta: alzati. Lui che è il figlio, non un uomo qualsiasi, lui che è figlio di quel Padre, di quel Dio, che ha voluto farsi prossimo alla nostra esistenza, che ha voluto guidarci, che ha voluto mostrarci come la nostra quotidianità debba essere convertita per poter essere segno di quell'amore misericordioso del Padre che ci accompagna tutti i giorni.
Ecco che allora, se saremo capaci di affidarci come si sono affidati questi personaggi che hanno segnato questo brano evangelico, ecco che la nostra vita può assumere un volto differente, può assumere una speranza nuova, può assumere non la ricerca del senso di tutte le cose secondo il nostro raziocinio, ma diventare segno di quell'amore fiducioso che accompagna, deve accompagnare la nostra vita, noi che vogliamo affidarci a Lui, al suo disegno, che è un mistero non completamente rivelato, è un mistero in cui siamo introdotti, un mistero d'amore, e come tutte le relazioni d'amore ha bisogno di poter essere segno di quel sapersi affidare, sapersi fidare, sapersi lasciare accompagnare nelle nostre fatiche di tutti i giorni. Buona domenica. Signore, tocca il mio cuore, guariscimi da tutte quelle perdite che sono solo dolore. Sii tu la mia speranza, ora, sempre. Mio Dio, quanto è puro il tuo amore, semplice, bello, ed io mi sento così lontano da te, con un vestito sporco. Eppure tu, voltandoti verso di me, dici: chi mi ha toccato? Perché il mio cuore è arrivato prima dei miei piedi ed ha toccato il tuo, e tu mi hai risanato.